Buongiorno ragazzi, continuiamo il nostro percorso di storia. Oggi in particolare ci addentriamo nella unità didattica specifica di questo modulo, perché come vi ricorderete il modulo finale che abbiamo iniziato la volta scorsa si vuole concentrare su Carlo V, in particolare su quello che fu il sogno di Carlo V, come vedete da questa slide, quell'imperatore che assunse su di sé un impero talmente vasto da provare a riattuare quel progetto di impero universale, impero cristiano universale, che era caratteristico della storia medievale, che abbiamo visto con la nascita del Sacro Romano Impero, con il tentativo di Carlo Magno e poi portato avanti dagli Ottoni e da altri imperatori durante l'età medievale. E infatti si può definire il sogno di Carlo V come quello della renovatio imperii, cioè il rinnovamento, la restaurazione dell'autorità imperiale, laddove mi raccomando, quando parliamo di impero, non parliamo di un regno tra regni, non parliamo di un'entità politica fra le altre, ma l'imperium, che significa in latino il comando, il potere, l'impero è la realtà politica che vuole unire tutte le altre sotto la sua protezione, tra virgolette, sotto la sua autorità. L'impero è ovviamente il concetto di impero discendente dall'impero romano, ma che ha visto nell'età medievale la sua evoluzione in quello che gli storici, non i contemporanei del tempo, hanno definito Sacro Romano Impero, e cioè l'unione di questa autorità politica con l'autorità spirituale, con tutti i problemi che sappiamo da questo concetto derivano. Ecco, questo impero che sembrava essere tramontato come ideale, perlomeno nel 300, che se vi ricordate è stato il secolo della fine degli universalismi e l'affermazione delle monarchie nazionali, con Carlo V ha un ritorno, potremmo dire, di fiamma. Un ritorno di fiamma nel senso che si riafferma questo tentativo, questo progetto, ma come vedremo sostanzialmente sarà effimero, durerà il tempo della vita stessa di Carlo V. Anche se appunto all'epoca di Carlo V, che come vedremo fu imperatore tra il 1519 e il 1556, quindi 40 anni quasi centrali della prima metà del XVI secolo, in questo periodo, questo imperatore assume su di sé in effetti una serie di territori che permettono, di, poter pensare a questo rinnovamento, che in seguito a una, eredità davvero cospicua, come vedremo tra poco, i territori che assumerà sotto di sé saranno davvero tanti. Non è un caso che, l'impero di Carlo V sia definito come l'impero sul quale non tramonta mai il sole, perché era talmente esteso che in ogni parte della giornata, in qualche terra del suo impero, era giorno, perché come sappiamo, l'abbiamo già visto con un modulo precedente, Carlo V sarà anche re di Spagna e in questo periodo, nella prima metà del Cinquecento, la Spagna costruisce il suo impero coloniale anche nelle Americhe. Noi in realtà abbiamo già iniziato questo modulo la volta scorsa, ma la volta scorsa abbiamo dedicato la lezione alla nascita, allo sviluppo e all'affermazione di uno dei grandi avversari, come vedremo, di Carlo V, e cioè dell'impero ottomano. In particolare abbiamo terminato quella lezione facendo riferimento al sultano di questo grande impero, che davvero è il controaltare musulmano, potremmo dire, quello di Carlo V, e cioè Solimano il Magnifico, che si afferma a partire come sultano a partire dal 1520 e che quindi, come Carlo V, ha sotto di sé un impero molto vasto e ha la stessa pretesa di universalità, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista spirituale. Ma allora cerchiamo di capire adesso come è stato possibile il tentativo di Carlo V, come è stato possibile un ritorno di questo ideale della renovatio imperii che noi abbiamo abbandonato 500 secoli prima, nell'epoca degli Ottoni.
È stato possibile innanzitutto, e anche qui avevamo già detto qualcosa, per la linea genealogica, potremmo dire, perché Carlo V eredita tutta una serie di territori derivati dal fatto che i suoi genitori e prima ancora i suoi nonni hanno davvero fatto una politica matrimoniale che gli ha consentito di essere l'erede di uno sterminato impero. E vediamo un po' più nel dettaglio, questo ci è utile non tanto per ricostruire delle nozioni, ma per capire appunto perché Carlo riuscì a riportare in voga questo ideale. Beh, da parte di padre, gli antenati, diciamo così, i nonni, erano Maria di Borgogna, come vedete qui, che lo diremo anche tra poco, era l'erede del Ducato di Borgogna, l'ultima rimasta, la figlia di Carlo il Temerario, che si unì in matrimonio con Massimiliano I d'Asburgo, anche lui è un nome che in realtà abbiamo già conosciuto. Non solo erede della casa d'Asburgo, quindi che ha il suo centro nel Ducato d'Austria, ma soprattutto essendo Asburgo, come sappiamo, come vi ricorderete, già dal 400, in realtà anche prima, ma con continuità dal 400, gli Asburgo sono ormai detentori ufficiosi della carica di imperatore, ufficiosi perché ovviamente la carica di imperatore, come vi ricorderete, è una carica elettiva. Però di fatto vengono eletti dai principi elettori, come vi ricorderete dopo la bolla d'oro stabilita da Carlo IV. Ci sono dei principi elettori, sette principi elettori che devono nominare l'imperatore, ma di fatto l'elezione dal 400 in poi cade con continuità sui membri della casa d'Asburgo. E quindi da parte dei nonni paterni eredita il Ducato di Borgogna e i territori d'Asburgo, compresa la carica più o meno ufficiosa di imperatore. Da parte invece di madre, i nonni sono anche qui due sovrani che in realtà conosciamo bene, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, quindi quei sovrani spagnoli che avevano compiuto l'unità della Spagna e quindi da parte dei nonni materni, Carlo discende ed eredita dalla casa d'Aragona e dalla casa di Castiglia. E quindi dal regno di Spagna. E infatti i suoi genitori di Carlo V, sono Filippo detto il Bello, Filippo d'Asburgo detto il Bello, figlio appunto di Maria di Borgogna e Massimiliano I d'Asburgo, da parte di madre, cioè scusate, la madre, invece Giovanna detta la pazza, ingenerosamente detta la pazza, in realtà vedremo che non fu tale. Che era figlia appunto di Ferdinando il Cattolico d'Aragona e Isabella di Castiglia. Quindi sono tre i nuclei fondamentali dell'eredità di Carlo V: Borgogna, Asburgo Impero e Spagna. E con Carlo V, come vedremo, per la prima volta gli Asburgo, perché lui discende da parte di padre dagli Asburgo, è a tutti gli effetti un Asburgo, ecco, per la prima volta diventano sovrani di Spagna. Di Asburgo, nasce quindi la linea dei sovrani di Asburgo di Spagna. Vediamo un po' più nel dettaglio queste tre eredità. La prima, dicevamo, è l'eredità borgognona. Sullo sfondo vedete la bandiera, lo stemma dei borgognoni. Vi ricorderete il Ducato di Borgogna che ha la sua origine al confine tra il Regno di Francia e il Regno di Germania. Alla metà del 400 arriva la sua espansione massima. Vi ricorderete, noi borgognoni li abbiamo incontrati in modo particolare quando abbiamo parlato della guerra dei cent'anni. Si inserirono e addirittura si allearono con gli inglesi durante la guerra dei cent'anni. Ecco, la metà del 400, a cui risale la foto che vi ho messo, l'immagine che vi ho messo, il Ducato di Borgogna è la sua estensione massima e vedete comprende non solo i territori originari della Borgogna, ma anche i territori del Lussemburgo, i territori del Brabante, i territori della Zelanda e dell'Olanda, in queste regioni al nord, le città delle Fiandre. Quindi è un regno che si è esteso a partire dal suo nucleo originario a nord, verso il mare del Nord, negli attuali diremmo Paesi Bassi, Lussemburgo e Belgio, quindi zone molto importanti, spero che vi ricordiate, anche dal punto di vista commerciale. Vi ricorderete che uno degli effetti commerciali
delle scoperte geografiche, delle conquiste geografiche, fu il cosiddetto fenomeno di atlantizzazione che spostò l'asse centrale dei commerci mondiali dal Mediterraneo all'Atlantico e quindi anche alle città del Mare del Nord. Ricorderete per esempio Anversa. Quindi alla metà del 400 costruisce questo regno molto importante in antagonismo verso il regno di Francia, soprattutto in antagonismo, in opposizione al regno di Francia per questi territori che vedete qui, cioè il Ducato di Lorena, che impediva al Ducato di Borgogna di unirsi territorialmente dai suoi territori originari a quelli acquisiti successivamente. Acquisire il Ducato di Lorena avrebbe permesso al Ducato di Borgogna di creare un regno anche territorialmente continuo e per questo sappiamo che si scontrò con il Regno di Francia, ma sappiamo anche che a Nancy, questo l'avevamo già detto, nel 1477. I borgognoni perdono con il regno di Francia, ormai rafforzatosi dopo la guerra dei Trent'anni. La battaglia di Nancy muore anche il duca di Borgogna, Carlo il Temerario, che lascia la sua eredità all'unica figlia, Maria di Borgogna, la quale, come dicevamo poco fa, sposò Massimiliano d'Asburgo. Massimiliano che fu nominato imperatore tra 1508 e 1519 e fu imperatore tra 1508 nel 1519. Il figlio di Maria di Borgogna, Massimiliano d'Asburgo, fu Filippo, detto il Bello, che era il padre di Carlo. Carlo nacque nel 1500, nacque a Gand, una città delle Fiandre, una delle città più importanti delle Fiandre, quindi di origine, come dire, fiamminga. A soli 6 anni, nel 1506, perde il padre Filippo e quindi diventa di fatto il duca di Borgogna, soli 6 anni, il discendente di questo ducato che è molto importante in questa epoca storica. Da notare il fatto che Carlo appunto crebbe a Gand, questa città fiamminga, ed ebbe come precettore Adriano di Utrecht, un nome che è importante perché questo importantissimo cardinale e umanista, nel 1522 il suo precettore diverrà papa con il nome di Adriano VI. Pensate, fu l'ultimo papa di origini non italiane fino a Giovanni Paolo II, che è stato nominato Papa Wojtyla. Spero che questo nome vi dica qualcosa, che fu nominato papa poi nel 1978. Quindi fu l'ultimo papa, appunto, di origini non italiane per più di 4 secoli. Comunque, al di là di questa parentesi, la prima eredità importante è quella borgognona che discende dalla linea paterna e su cui Carlo esercita il suo diritto a partire dal 1506 alla morte del padre e in quanto duca di Borgogna è in qualche modo legato a legami di fedeltà al re di Francia. E nascono già le prime tensioni con il re di Francia, come sappiamo. A partire dal 1515 diventerà Francesco I, ma su questo ci torniamo. La seconda eredità importante è quella spagnola, che l'abbiamo già sottolineata, la rivediamo con un po' più di attenzione. Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia ebbero come tra le loro figlie anche Giovanna, che divenne la sposa di Filippo d'Asburgo. Giovanna venne dichiarata pazza, ma non era tale, in modo da che le fossero tolti i territori e la sua eredità potesse passare prima a Filippo d'Asburgo, ma Filippo, come abbiamo visto, muore nel 1506, e poi soprattutto a Carlo, al suo figlio Carlo. Ecco, dal matrimonio di Filippo e di Giovanna abbiamo già detto che nel 1500 nacque Carlo. E dopo le morti di Isabella di Castiglia, anche questa avevamo già parlato nel 1504, di Filippo d'Asburgo nel 1506, e ancora di più di Ferdinando d'Aragona, il suo nonno, nel 1516, Carlo, in questa data, venne anche nominato re di Spagna, a soli 16 anni, e quindi nel 1516 la seconda eredità importante che raccoglie è quella spagnola, e viene nominato Carlo I di Spagna. Nello stesso anno, anche questo è un aspetto interessante, venne nominato suo consigliere l'umanista Erasmo da Rotterdam.